Torino, a Trieste fanno 2 ore di sciopero stamani, sempre con questa motivazione. È chiaro che comunque ve le stiamo preparando, è il fatto di una grande manifestazione che deve essere tenuta coinvolgendo tutti i comuni che vanno da Livorno a Grosseto fino a Pisa, che sono comunque legati in qualche maniera al ciclo siderurgico e che hanno comunque lavoratori che vi operano qui, perché il problema è chiaro che non è solo dei lavoratori lucchini o delle imprese o dei lavoratori di Magona, ma il problema riguarda chiaramente tutta una città, intere province, direi la Toscana, direi l'Italia, perché il fatto che la siderurgia, se deve essere fatta non in Italia, riguarda chiaramente tutti da questo punto di vista. Quindi è chiaro che la grande iniziativa, domani avremo un incontro a Firenze su questo per provare a organizzarla in modo che questa grande iniziativa ci siano tutti, oltre chiaramente i lavoratori, i commercianti, gli artigiani, gli studenti, le famiglie, avrà come obiettivo chiaramente di farlo una sera questa grande manifestazione, in modo che abbia questo, chiaramente questo grande significato, che non è più solo, anche se è importante, il lavoratore che fa questo tipo di iniziativa, ma lo fa chiaramente un intero comprensore, interi territori che hanno, quindi tutti chiedono la soluzione. E la soluzione non può che passare attraverso la sinergia tra gli stabilimenti in Italia, ma anche una sinergia che riguarda gli stabilimenti del nostro territorio. Ora, al di là di andare nei piccoli dettagli, nei dettagli, però è chiaro che il nostro pensiero come sindacato, partendo da questo obiettivo, è il fatto che nessuno si può salvare da solo, ma ci vuole un intervento chiaramente anche del governo per salvarsi chiaramente tutti insieme, in modo che le difficoltà che ognuno può avere possano essere trasformate in opportunità collettive. Quindi lo spirito della manifestazione è questo. Stamane è iniziato alle 7 questo presidio, proprio per tenerlo fino alle 12 per dare questo concetto. Le notizie che abbiamo chiaramente sono quelle che il Ministero risponderà in maniera rigida all'azienda, dicendogli all'azienda, al CDA, cioè nemmeno il CDA, comunque sarà la Roci, delle banche, ma sono quelle comunque che guidano chiaramente il CDA, risponderà in maniera netta che di fatto hanno rotto le scatole rispetto a questo ragionamento che continua a insistere, che magari per prendersi qualche lira pensano di poter mettere alla fame comunque un territorio e mettere in discussione il lavoro e la dignità delle persone. C'è stata anche la lettera del sindaco che abbiamo sicuramente apprezzato, che vuole fare pressione chiaramente sulle banche, perché anche nel nostro territorio alle banche viene a dire una cosa semplice, voglio dire, se vogliono mantenersi anche il loro ruolo, è chiaro che comunque le persone qui, tutte le persone hanno comunque magari un conto corrente da una parte, è chiaro che quindi le banche fanno comunque i loro interessi anche attraverso coloro che hanno un piccolo conto corrente, magari ci sono poi i soldi che se ne prendono poi, ma è chiaro che tutti hanno qualche cosina, e allora rispetto a questo non possono pensare di affamare chiaramente 5.000 famiglie in questo territorio, perché non è che avrebbero chiaramente un gran vantaggio rispetto a queste cose lì. Quindi dobbiamo pensare in tempi brevissimi, perché i tempi sono brevissimi, di passare la mano. E come abbiamo detto altre volte, è difficile trovare un sindacato che insista sul fatto di avere il commissario, chiaramente, perché mai si vorrebbe un salto di questo tipo. Sarebbe più opportuno avere un progetto industriale e poi avere il commissario. Ma questo oggi, se non è possibile, quindi è chiaro che attraverso questo fatto si può impegnare il governo anche a un impegno chiaramente industriale e anche di investimenti, che ha bisogno comunque di stabilimento, perché i problemi non è che scompaiano, come sempre, ci sono tutti, ma è chiaro che lo stabilimento può andare avanti, lo ha dimostrato nel passato, lo può dimostrare, è chiaro, l'obiettivo deve essere quello di alzare il livello produttivo attraverso anche nuovi prodotti, perché è chiaro che lo stabilimento è condannato, tra virgolette, a fare quantità e qualità nello stesso tempo. Quindi la manifestazione di oggi, che è importante, fatta in questa maniera, è importante per dare questo tipo di segnale. L'altra cosa che vogliamo dire a tutti, è chiaro che noi siamo in una fase in cui avremo esigenza, in qualunque momento,
dimagare di questa via è nata, è stata decisa ieri all'una, voglio dire. È chiaro che avremo bisogno in qualunque momento il fatto di magari organizzare delle cose, anche di chiamare le persone nei reparti, di uscire, magari ci può essere questa necessità, perché è il momento di questo genere. Allora è chiaro che non avremo le possibilità, lo diciamo ai lavoratori lucchini, ma anche qui nelle imprese, non c'è, è il momento in cui non c'è il tempo magari di mandare la comunicazione, di mandare altre cose, e quindi è chiaro che bisogna guardare i cartelli in portineria. È il sindacato che dichiara gli scioperi, è il sindacato che concorda o non concorda con mandati, quindi tutto ciò che è al di fuori di quelle concorda il sindacato non è legittimo. Quindi il lavoratore non è che deve essere avvisato dal capo se è in sciopero o meno, è il cartello in portineria che indica lo sciopero più o meno che viene fatto, con i suoi orari, con le sue cose e chi ne è coinvolto. Quindi questo è importante, perché chiaro, nella fase in cui si va sarà ancora più necessario avere il passaggio, che sarà magari il momento che da oggi, magari da domani, magari a mezzogiorno c'è un'esigenza e bisogna comunque scioperare magari alle due, quindi è chiaro che bisogna organizzarsi. Quindi la manifestazione di oggi è in questo senso il presidio simbolico, perché oggi si determina il fatto che non siamo qui a presidiare, perché non vogliamo chiaramente essere rappresentati, chiediamo con forza che il Ministero dica in maniera forte a questo CDA che deve passare la mano. Ok?